Ciao, benvenuti a questo nuovo tutorial per attori in cui parleremo delle agenzie e se esiste un momento giusto per potersi proporre. Diciamo che c'è un momento più fortuito e un altro momento meno fortuito. Il lavoro dell'attore, come quello dei registi e dei produttori, è un po' stagionale. Perché? Perché si preferisce girare i momenti dell'anno in cui A faccia più caldo, B non ci sia troppo buio e quindi ci sia l'ora legale che ci permette di avere molta più luce per poter girare. Tutto questo si ripercuote in tutta la lavorazione, quindi sapendo che si può girare più frequentemente nei mesi primaverili o estivi e quindi ci sarà la produzione in quei mesi, è molto probabile che prima dei mesi primaverili ed estivi ci sia la preproduzione, di conseguenza il casting. Tutto questo ci porta ad avere le agenzie un po' più propense a prendere nuove leve per far parte appunto dell'agenzia e da proporre ai nuovi progetti che vengono appunto inviati da parte dei casting director. Quando è quindi che è meglio mandare il proprio materiale per ricevere almeno una risposta dalle agenzie? I mesi migliori sono da metà febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Agosto proporsi un po' tardino e poi ad agosto c'è di solito un po' la morte dei sensi. A settembre inizia un po' il calo, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, di solito le produzioni vanno a scemare e di conseguenza va a scemare anche l'interesse da parte degli agenti per prendere nuove leve. Vi parlo di tutto ciò perché, proprio perché siamo in concomitanza dell'inizio della buona stagione, diciamo, per proporsi alle agenzie, ho preparato il nuovo documento aggiornato proprio a febbraio 2022 con la nuova lista delle agenzie a cui potete proporvi. Questa lista è come sempre redatta da me, è nuova, quindi con le nuove agenzie con agenzie che non troverete più rispetto agli elenchi precedenti perché magari hanno chiuso oppure hanno cambiato il nome dell'agenzia, cose del genere che poi in un momento pandemico mi sembra anche più che normale. In questo elenco trovate i link ad ogni sito. Quindi studiatelo bene perché, come ho detto anche nei precedenti tutorial, non è soltanto la gente che deve scegliere con chi collaborare, anche e soprattutto voi dovete capire se quella gente fa per voi, se quell'agenzia è giusta per voi. Quindi la prima cosa da fare sempre è guardare ed osservare il sito per capire se potete fare al caso di quell'agenzia. Vi ripeto anche che nessun agente nel momento in cui riceve una mail da parte vostra è costretto a prendervi, quindi vi dovete ovviamente dare del tempo per attendere una risposta. Se questa risposta non arriva entro 3 settimane, allora cambiate agenzia a cui rivolgervi, ma non mandate, vi prego, non mandate la stessa email a strafottere così tutti insieme a tutto l'elenco delle agenzie una volta sola, perché gli agenti tra di loro si conoscono e vi bruciate delle possibilità. Quindi fate vedere che per primi voi fate una selezione e scegliete con chi poter collaborare di volta in volta, una mail alla volta, a distanza di almeno 3 settimane l'una dall'altra se non ricevete risposta. Un'altra cosa che vi consiglio è quella di essere ben chiari sempre e di non raccontare mai frottole, nel senso, se sapete di essere già rappresentati da qualcuno e non vi va più bene come venite rappresentati o volete cambiare per mille ragioni diverse, il consiglio che posso darvi è di non rimanere con il piede in 2 scarpe o comunque far finta di essere un attore sprovvisto di agenzia, perché la prima cosa che fa qualsiasi agente è di digitare il vostro nome e se vede che la vostra immagine o il vostro profilo fa parte di un'altra agenzia non vi risponde neanche, perché sa già che siete rappresentati da un altro agente. Quindi la
prima cosa che dovete fare è sciogliere il contratto con l'agenzia che vi rappresenta o vi rappresentava, fare attenzione che la vostra immagine sia stata cancellata dal sito dell'agenzia che vi rappresentava, e solo quando avete la certezza di non apparire più su un portale inerente ad un'agenzia, proporvi ad un nuovo agente. Se avete intenzione di avere più di un agente, quindi uno che magari vi segue sulla pubblicità e uno che vi possa seguire solo su cinema e televisione, fate presente che c'è già un'agenzia che vi cura per la pubblicità e siete alla ricerca di qualcuno che vi curi esclusivamente per cinema e televisione. Gli agenti ragionano ovviamente in maniera diversa, perché sta a loro decidere come lavorare, quindi ci sono agenti che accettano queste proposte, ci sono agenti che non le accettano perché vogliono l'esclusiva sia su pubblicità che su cinema che su televisione. Quindi fate molta attenzione a come vi proponete, perché vi rivolgete ad un agente che vuole l'esclusiva e volete essere curati soltanto nella pubblicità a Milano, faccio un esempio, magari state già facendo qualcosa di sbagliato. Comunque, la lista delle agenzie nuova aggiornata a febbraio 2022 è online, qui sotto trovate il link dove poterlo scaricare ovviamente gratuitamente, e adesso inizio a fare il tantam anche sugli altri social per avvertire tutti quanti. Grazie, buon lavoro, ciao!